Ciao ragazzi, bentornati. Oggi, come vi avevo promesso, parleremo di un argomento molto interessante. La Dea Madre. Facciamo il nostro solito salto nel passato. Dovete sapere, ragazzi, che il culto della Dea Madre ha origini molto molto antiche. Le prime statuine furono realizzate, pensate un po', 40.000 anni fa. Il primo esemplare ha però un altro nome, gli archeologi l'hanno chiamata Venere. Una di queste, probabilmente, la conoscete bene, è la Venere di Willendorf, che si studia di solito a scuola e si trova in Austria. Questo gioiello ha più di 20.000 anni. Pensate, siamo ancora nel Paleolitico. Si tratta di una figura femminile steatopigica. Questo termine così complesso sta ad indicare che la statuina aveva grandi fianchi. Ma perché viene chiamata Venere? Pensateci bene, ragazzi, la donna in questo mondo ha un ruolo molto importante, dona la vita. Oggi per noi è una cosa scontata, ma nel Paleolitico e nel Neolitico questo particolare era il fondamento della loro sopravvivenza. Queste figure femminili venivano scolpite su diversi materiali, pietra, osso, argilla e forse anche legno. Ma torniamo alla nostra amata Sardegna. La più antica statuina femminile rinvenuta qui da noi è la Venere di Macomer, anche questa realizzata alla fine del Paleolitico. Dopo di lei arrivano nel Neolitico Medio le Dee Madri. Statuine meravigliose, donne in miniatura un po' cicciottelle, formose, con grandi seni, braccia stese sui fianchi o flesse sul petto. A noi piace pensare che venissero create per venerare la vita. Dee della fecondità e della fertilità, ma non riferito solo agli esseri umani, ma a tutti gli esseri viventi. Siano essi animali o vegetali. Passa il tempo e gli scultori realizzano la Dea Madre in una nuova forma. Sono più sottili, piatte e per questo motivo vengono chiamate Dee Madri a placca. Ma torniamo dentro al map, dove c'è lei. Eccola. 6.000 anni portati meravigliosamente bene. Splendida, incredibile, l'unica ritrovata col bambino in braccio. È conosciuta da tutti come la Dea col bambino. Volete sapere, ragazzi, come è arrivata da noi? Un giorno il signor Gavino Muraglia l'ha trovata per caso mentre arava uno dei suoi terreni. L'ha conservata a casa sua per un po' di tempo. Quando ha saputo dell'apertura del museo, ha consegnato questo reperto facendo un gesto importantissimo per il paese, rendendo un grande servizio all'archeologia. Grazie al signor Muraglia, Perfugas, il suo museo e la Sardegna intera hanno un elemento in più per mostrare, ricostruire e raccontare il nostro patrimonio culturale. Infatti, anche il più piccolo reperto racchiude in sé e ci mostra la storia del nostro più antico passato. Ora osserviamo più da vicino la nostra Dea Madre. Possiamo tranquillamente dire
che si tratta di un esemplare unico in tutto il bacino del Mediterraneo. La statuina che vedete in primo piano è una perfetta riproduzione dell'originale. La coppia è stata fortemente voluta dalla società Sarundine per la nascente sezione tattile. Spesso viene utilizzata durante le visite guidate. Chi avrà voglia di visitare il MAP di Perfugas potrà prenderla in mano per osservarla più da vicino. Il bambino purtroppo non si vede bene. Proprio in quel punto la statuina è danneggiata. La manina delicata della dea è vicina al piedino del bambino e sembra quasi avvolgerlo in un dolce abbraccio. Il viso è segnato da un motivo a forma di T che indica le sopracciglia e il naso. Sulla testa porta un copricapo dal quale escono delle trecce che si adagiano leggere sulle spalle. Non capiamo e né sappiamo quale fosse la posizione esatta del bambino. Alcuni lo immaginano durante l'allattamento, altri invece hanno voluto raffigurarlo così. Molto simile alla mamma, che lo mostra a tutti così come in questa interpretazione. E secondo voi, come immaginate la dea madre col bambino del MAP di Perfugas? Se avete voglia, potreste creare un racconto legato alla dea e al suo bambino, un disegno o una scultura che la raffiguri. Inviate poi le vostre foto dei lavoretti alla nostra mail o su WhatsApp e creeremo una piccola galleria delle vostre opere che pubblicheremo sulle nostre pagine social, dove troverete anche il disegno da scaricare. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Continuate a seguirci e alla prossima. Ciao ragazzi!